Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi 5 anime molto differenti fra di loro che secondo me potrebbero piacervi. Partiamo subito a bomba con un anime che mi ha impressionata tantissimo e che ho finito di guardare quest'autunno, ovvero Made in Abyss. La storia è ambientata su un'isola al cui centro c'è una profondissima voragine, l'abisso. Si sa veramente poco dell'abisso, è stato però suddiviso in vari livelli da degli esploratori del luogo che si addentrano nell'abisso per recuperare degli oggetti e scoprirne la natura. Purtroppo però non è tutto così semplice, infatti più in profondità si va, peggiori sono i sintomi di risalita, si va da leggeri mal di testa a vere e proprie emorragie. La protagonista è una ragazzina che insieme al suo nuovo amico robot deciderà di scendere nell'abisso da sola per ritrovare sua madre. È una storia che mischia elementi diciamo fantasy, ovvero la presenza dell'abisso, creature nuove, questi strani sintomi di risalita, a tematiche invece un po' più forti e drammatiche. Guardando le immagini di questo anime si ha la parvenza che sia qualcosa di tenero e dolce. I personaggi sono molto morbidi, hanno delle teste leggermente più grandi dei corpi, sono molto carini e coccolosi. In realtà non vengono assolutamente risparmiati dalla crudeltà del mondo. Ci sono tante scene secondo me molto forti, non solo per la presenza a volte di violenza, sangue, ma proprio a livello psicologico. Si parla molto di quello che è l'abisso, di che cosa può rappresentare, ma anche di com'è l'uomo e la sua ambizione che non guarda in faccia veramente nessuno. È un anime avventuroso, si parla di amicizia, insomma, è una storia forte che io vi straconsiglio di guardare. Vi lascio poi qua sotto in descrizione il video che ho realizzato per Vid in cui vi parlo un po' più approfonditamente di questo anime e se non sbaglio sempre su Vid dovreste trovare l'anime composto da 13 episodi. Presto poi uscirà in Italia il manga di Made in Abyss verso metà marzo e io non vedo l'ora perché nonostante per adesso ci sia una sola stagione è stata annunciata anche una seconda, quindi un seguito e sono curiosa di vedere come andrà avanti la storia. Di tutt'altro genere è invece Ishokan Friends, una serie composta da 12 episodi che secondo me è ideale se vi state avvicinando, addentrando nel mondo degli anime soltanto adesso. Il protagonista è un ragazzo di nome Yuki di 16 anni che un giorno chiede alla ragazza per cui è una cotta se vuole diventare suo amico, ma lei rifiuta in tronco. Il motivo del suo rifiuto sta nel fatto che ogni lunedì tende a dimenticare le sue amicizie. Yuki però non si dà per vinto e cercherà di creare nuovi ricordi con Kaori, di fare amicizia con lei e soprattutto fare in modo che non si dimentichi dopo una settimana. Ishokan Friends significa infatti amici per una settimana ed è un anime che ho trovato veramente molto tenero e dolce, innanzitutto per i disegni molto morbidi con queste linee delicate e il fatto che si dia moltissima importanza all'amicizia mi ha fatto veramente scaldare il cuore. Yuki Kaori sono dolcissimi insieme ed è bello vedere come cercherà Kaori di ricordarsi di lui, quello che ha fatto di settimana in settimana e veder crescere il loro rapporto. È una storia secondo me molto tenera, che vi scalderà il cuore se siete in un momento particolarmente giù, ma allo stesso tempo è una storia che riprende diversi aspetti presenti anche in altri anime dello stesso genere, ovvero scolastici, shoujo, e che quindi potrebbe essere un buon inizio se volete cominciare a guardare anime. L'ospite indesiderato è una storia invece tutt'altro che dolce, che parla anche di alieni. Il mondo infatti è stato colpito da un'invasione aliena. Una notte cadono delle spore aliene sulla Terra e questi alieni parassiti si intrufolano nei corpi umani prendendone il controllo. Questa cosa non accade interamente, però, al nostro protagonista Shinichi, il cui parassita infatti non riesce a prendere controllo del cervello, ma si impossessa soltanto della sua mano destra. I due dovranno convivere all'interno dello stesso corpo e Shinichi apprenderà cose sempre più nuove su questa razza aliena che ha intenzione di sterminare l'umanità. È una storia che parla sì di invasione aliena, il controllo dell'umanità, ci sono diverse scene molto violente e crude perché questi parassiti, una volta che si sono impossessati dei corpi umani, si cibano di altre persone. Ci sono diverse lotte, insomma, è un anime molto dinamico. Allo stesso tempo, però, ho trovato che l'anime sia molto riflessivo. In particolare, Shinichi sembra quasi ossessionato dal significato di essere umano. Che cosa significa essere veramente una persona? Perché in questa nuova situazione, dopo l'invasione aliena, sorgono comunque tante criticità. Lui stesso è veramente un essere umano? Perché la sua mano destra in realtà è di un alieno. Quanto conta essere umani al giorno d'oggi e fin dove ci si può spingere? Questi e tanti altri interrogativi perseguitano un po' il personaggio di Shinichi, che si fa
carico, diciamo, dei problemi degli altri, soprattutto cercherà di fermare questa invasione o almeno limitare il più possibile i danni, salvando la propria famiglia e i propri amici. Come vi dicevo, un anime molto ricco d'azione. Shinichi non avrà un attimo di respiro, dovrà far fronte a diversi problemi. È perfetto secondo me se state cercando una storia misteriosa che vi tenga col fiato sospeso, perché alla fine di ogni episodio vorresti continuare a guardare la serie all'infinito. C'è sempre quella piccola cosa che rimane in sospesa che ti fa dire un altro episodio, un altro episodio. Cattura veramente tanto, inoltre si intrecciano diversi misteri che andranno poi a risolversi. Oggi poi vorrei consigliarvi un lungometraggio, ovvero Dokusei. Questo anime l'ho scoperto grazie al canale Anime Manga Ita, vi lascerò poi il loro video qua sotto in descrizione. La storia parla di due compagni di classe in un liceo maschile che si avvicinano per le prove di un coro. Infatti uno dei due aiuterà l'altro a migliorare, diciamo, il canto. Grazie a questo avvicinamento si scopriranno e nascerà qualcosa più che un'amicizia. Non vorrei dire altro riguardo alla trama perché trattandosi di un lungometraggio, se non sbaglio, dura poco più di un'ora. Non vorrei svelare altri elementi della trama. Comunque, questa storia mi ha colpito veramente tanto, innanzitutto per il modo in cui si affronta il tema dell'amore. Mi è piaciuto molto il modo in cui si celebra, tra virgolette, l'amore in questa storia. Non è trattata in maniera differente solo perché i protagonisti sono due ragazzi. Ci sono i soliti fraintendimenti, le parole non dette, i piccoli bisticci fra innamorati, i momenti più dolci e romantici. C'è magari sì qualcuno all'interno della storia che ha qualche pregiudizio riguardo alle coppie omosessuali, ma mi sono piaciute tanto le risposte, in particolare di uno dei protagonisti. È un amore che nasce quindi in maniera molto naturale, spontanea. Mi ha dato l'impressione di essere una storia vera, l'ho sentita veramente molto, riuscita ad emozionarmi. Ero molto emozionata nelle scene in cui si stavano scoprendo, avvicinando, e un po' più tesa invece nei momenti più bui, di difficoltà. Mi sono piaciuti molto anche i disegni e le animazioni, li ho trovati molto delicati e fini, ed è una cosa che non mi aspettavo, visto che i protagonisti e i personaggi in generale sono principalmente dei maschi. Questa delicatezza si riflette anche nelle musiche e nel modo in cui viene raccontata la storia. Mi ha colpito veramente molto in positivo, quindi mi sento di consigliarvelo. Infine, l'anime che sto guardando al momento. Non sarà una sorpresa per nessuno perché ve ne avevo già parlato, anche se in maniera un po' errata, negli anime più attesi nel 2018, ovvero Violet Evergarden. La serie è in corso attualmente su Netflix, ho visto i primi episodi e al momento non sono affatto delusa. La storia parla appunto di Violet, una ragazza che ha combattuto, è molto ligia al dovere, ma la guerra è finita e quindi deve dedicarsi ad altro, cercare di andare avanti con la propria vita. Per questo inizia a lavorare in una sorta di centro postale, in particolare è incuriosita dalle bambole di scrittura automatica, penso si chiamino così, adesso non ricordo esattamente il termine. Comunque sono delle persone che scrivono lettere al posto di altre. Hanno un duro compito perché devono cercare di riportare per iscritto le emozioni e i sentimenti di chi hanno di fronte. I sentimenti sono qualcosa di un po' oscuro per Violet, fa fatica a capire il concetto di amore e fa fatica ad esprimere e capire i sentimenti degli altri. La storia segue quindi la sua crescita e il suo percorso di scoperta. La storia fin da subito si presenta come struggente e drammatica, si alternano momenti di presente e passato, in particolare momenti in cui Violet era in guerra con una figura che è stata molto importante per lei. Oltre a questo c'è di mezzo la guerra, il trauma che ha portato non soltanto nella vita di Violet, ma anche delle persone comunque che la circondano. C'è quindi un intreccio di storie, di sentimenti e pian piano apprendiamo qualcosa di più sulla protagonista, ma in generale sul concetto di amore, amicizia, riconoscenza. I veri protagonisti di questa storia, secondo me, sono proprio i sentimenti. Come dicevo, sto seguendo l'anime su Netflix, doppiato perché quando posso preferisco guardarmi gli anime doppiati. Penso che ci sia un grandissimo lavoro dietro, quindi mi piace quando posso sostenerlo, tra virgolette. E mi sta piacendo tanto, mi piace il doppiaggio, mi piacciono le musiche che sono state scelte per questo anime, anche visivamente non mi dispiace. Sono curiosa di vedere come proseguirà la storia. Mi aspetto di emozionarmi e piangere ancora tanto, però spero che si arrivi, diciamo,
a una conclusione, che la storia non rimanga aperta e che tutto questo percorso frutti qualcosa, soprattutto per la protagonista. Questi erano quindi gli anime che volevo consigliarvi oggi. Se siete alla ricerca di maggiori informazioni e consigli, nelle schede qua sotto in descrizione trovate la playlist con i precedenti video. Fatemi magari sapere qua sotto nei commenti se avete visto gli anime che ho consigliato e quali anime consigliereste voi per questo periodo dell'anno. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!